ideale, la lunga fase di stallo sembra volgere al termine. Un errore degli uffici la causa del problema. Un solo candidato ad Acireale ha superato la prova per i gradi di luogotenente. Il concorso interno nella Polizia Urbana sarà riproposto. Presentato questa mattina il programma del sesto raduno regionale dei bersaglieri che si terrà ad Acireale il 16, 17 e 18 giugno. Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione di TG Reporter. All'interno del nostro telegiornale parleremo di cronaca con l'episodio avvenuto all'Istituto Penale per Minori, dove un detenuto ieri ha dato fuoco alla propria stanza. I motivi rimangono sconosciuti, mentre ad Acicastello questa mattina sulla strada statale 114 si è verificato un incidente. Un camion si è scontrato contro un'auto e una Vespa. Spiaggia Santa Maria La Scala. Il consigliere Scalia replica alle dichiarazioni dell'assessore all'ambiente Fichera, ma intanto lo stesso assessore ha reso noto che sono state bonificate le discariche di Stazzo e Possillo. Un tocco di ambiente, cultura, futuro. Questa è l'iniziativa che anche quest'anno è stata promossa da Legambiente Acireale in sinergia con il Comune di Acireale ed altri enti per promuovere la riserva naturale orientata alla Timpa di Acireale. Ma dunque in primo piano area artigianale di Contrada Volano ad Acireale. La lunga fase infatti di stallo fra alcune settimane sarà superata. Sentiamo meglio nel servizio. Area artigianale di via Volano ad Acireale, un'estesa coltre di arbusti e sterpaglie, salta subito all'occhio segni evidenti di abbandono dei luoghi, cosa non certo recente. A sollevare la problematica il consigliere comunale Nino Sorace, il quale ha modo di evidenziare come proprio un anno fa, a proposito di questa situazione, venne risposto dal primo cittadino che nel breve volgere di qualche settimana tutto si sarebbe sbloccato. Sorace così adesso si chiede quali siano le motivazioni di questo silenzio sull'area artigianale. Il sindaco Roberto Barbagallo non si è tirato certo indietro e da Palermo, dove oggi si trova nella sua qualità di sindaco, chiarisce per bene cosa abbia provocato questa lunga fase di stallo che fra non molto ci si lascerà alle spalle. Quando l'ufficio commercio, il SUAP, l'ufficio commercio ha artigianato, ha redatto il bando, ha chiesto all'urbanistica qual era l'altezza di realizzazione dei capannoni in quell'area. L'urbanistica, non so chi, erroneamente gli ha dato come altezza 11 metri, che è quella che c'è in tutto il territorio, solo che in quell'area c'è una prescrizione esecutiva che da 11 metri li porta a 6 metri e 50. Chiaramente chi ha partecipato a bando ha partecipato per 11 metri e quindi si sono avviati dei contenziosi fra il comune e chi di fatto è assegnatario. Il comune di Acireale ha in corso una variante che di fatto ha già un parere positivo della sovrintendenza, un parere positivo del genio civile. Manca la non assoggettabilità da parte dell'ufficio dell'assessorato territorio e ambiente di Palermo, è stato già presentato tutto, entro questo mese sicuramente verrà esitato con parere positivo, dopodiché andremo in consiglio comunale per ripristinare in quell'area l'altezza, quindi eliminare questa prescrizione esecutiva da 6,50 m a 11 metri. A quel punto possiamo tranquillamente completare, insomma, i contratti con chi ha avviato la pratica appunto per avere l'area e iniziare con i lavori. In questo caso i privati potranno iniziare appunto con il lavoro per la realizzazione delle artigianali. Quindi abbiamo dovuto sopperire a una discrepanza, a una criticità che è stata causata dagli uffici in passato. La cronaca adesso con l'episodio che è accaduto ieri all'Istituto Penale per Minori di Acireale, dove un detenuto ha dato fuoco alla propria stanza. Non si conoscono i motivi del gesto e a rendere noto questo episodio è stato un comunicato reso noto dal segretario nazionale della UIL Pubblica Amministrazione Polizia Penitenziaria Armando Algozzino. Il gesto ha richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Penitenziaria che da soli erano in tre, hanno spento le fiamme e messo in
in salvo il giovane, pur rimanendo leggermente intossicati dal fumo. Tutti e tre hanno dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso, dove sono stati dichiarati guaribili in 3 giorni. Algozzino, nella nota, sottolinea che si tratta, tra l'altro, del terzo fatto che nel giro di pochi mesi mette drammaticamente in luce la mancata razionalizzazione e la carenza del personale nella struttura. E torna anche sulla necessità, già espressa nel recente passato, di sopperire all'esiguità degli organici, un fenomeno presente in tutti gli istituti penitenziari d'Italia. E invece un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata sulla strada statale 114 all'altezza di Aci Castello, nei pressi della discoteca Banaker, dove un camion con freni rotti è andato a schiantarsi contro un'auto e una Vespa. Non sono ancora del tutto chiare le dinamiche del sinistro, ma secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che un camion con i freni rotti, come abbiamo detto, abbia perso il controllo del mezzo, finendo per scontrarsi contro una vettura ed una Vespa. Ad intervenire sul posto i vigili urbani di Aci Castello per effettuare i rilievi del caso e per riportare nuovamente in ordine anche il traffico veicolare. A quanto pare non risultano esserci feriti. E adesso invece ci spostiamo ad Aci Catena, dove domani pomeriggio alle 17 cerimonia di proclamazione del sindaco neoeletto Nello Oliveri. Il servizio. Domani pomeriggio alle ore 17 nella sala consiliare, alla presenza tra gli altri del commissario straordinario dottor Vincenzo D'Agata e del presidente dell'ufficio centrale dottoressa Adriana Puglisi, magistrato al Tribunale di Catania, il neo sindaco di Aci Catena Nello Oliveri verrà proclamato sindaco ed entrerà di fatto nel pieno delle sue funzioni di primo cittadino. Ieri intanto il neo sindaco, come anticipato ai nostri microfoni, si è recato nel santuario matrice per rendere omaggio alla patrona Maria Santissima della Catena. Rose rosse avvolte in una fascia tricolore in segno di devozione personale e di protezione per la città. Parlano intanto gli altri candidati alla poltrona di primo cittadino. Bartolo Tagliavia per il Movimento 5 Stelle non demorde nonostante i dati non sorridano. Credevamo e crediamo ancora adesso e sempre con più forza che il Movimento 5 Stelle è l'unica alternativa reale per una rinascita del nostro paese. È stata una lunghissima notte ed un'altrettanto lunga mattinata nell'attesa spasmodica del risultato finale e si sono susseguiti un mix di sentimenti. Passavamo dallo sconforto alla rabbia, ritornando allo scoramento e poi all'incredulità del voto. Ma il sentimento che sempre ritornava prepotentemente era quello della gratitudine. Gratitudine nei confronti dei 1745 cittadini di Aci Catena che mi hanno votato come sindaco di questo paese. Gratitudine nei confronti dei 1096 cittadini che hanno votato la lista ed i candidati del Movimento 5 Stelle. È stato un risultato che in pochi avrebbero immaginato, noi ci credevamo. E intanto il sindaco Roberto Barbagallo, a nome di tutta l'amministrazione del comune di Aci Reale, si congratula con il sindaco eletto di Aci Catena Nello Oliveri e con il sindaco eletto di Aci Buonaccorsi, Vito Di Mauro. Ci congratuliamo con Nello Oliveri e Vito Di Mauro per il risultato ottenuto e il traguardo raggiunto. Per entrambi si tratta di un ritorno sulla poltrona da primo cittadino e questo è un chiaro segnale dell'impegno che con coscienza i due amministratori prendono con le loro comunità. A loro e alle loro squadre di governo vanno i nostri migliori auguri e l'auspicio che si possa sempre lavorare in sinergia con l'obiettivo comune del benessere e dello sviluppo del territorio delle Aci. Interruzione dell'erogazione idrica a partire dalle 6 di domani, giovedì 15 giugno, per dei lavori urgenti sulla rete. Interruzione che interesserà le zone di Piazza San Domenico, via San Martino, via Dafnica, via Vigo, via Wagner, via Mandorle, via delle Terme, via Egea, via Volta, via delle Zagare e nelle frazioni di Santa Maria delle Grazie e Capo Mulini. Il tutto, come abbiamo detto, a partire dalle 6 di domani per l'intera giornata. E con questo chiudiamo la prima parte del nostro telegiornale, a tra poco con le altre notizie. C'è tutto il sapore del mare nei piatti preparati dal ristorante Belle Époque.
il piacere della tavola. Oltre ai piatti di carne o di pesce cucinati con antiche ricette e presentati con modernissime guarnizioni, la pizza. Come la volete, tutti i gusti. Belle Époque. Eleganti sale utili per ricevimenti e feste di ogni genere. Ampi spazi esterni tra il verde con pista da ballo. Parco giochi per bambini. Parcheggio interno. Per il resto, basta provarlo. Belle Époque, via San Matteo 35, a poca distanza dall'uscita del casello autostradale di Giarre, imboccando la strada per Macchia. Per prenotazioni 095 779 20 10. Buon appetito! Tomarchio Ottica e Fotografia. Vieni a provare gli occhiali della linea hashtag WLP e hashtag WLP Cult, hashtag WLP Collection, dedicati a chi vive da protagonista i trend della moda e vuole il meglio del design italiano. Tomarchio Ottica e Fotografia OXO, ad Acireale in corso Italia 18 A e B. Più di 20 anni di esperienza fanno del tortellificio al mulino il punto di riferimento per la produzione di pasta fresca con oltre 100 articoli. Ed oggi più che mai la qualità al mulino si fonde con la convenienza. Tortellini e ravioli a 5,99 euro, gnocchi, strozzapreti, orecchiette e tagliatelle a 3,49 euro, maccheroni a 2,49 euro, maccheroni al ferretto a 4,99 euro, lasagne e cannelloni pronti da cucinare a soli 2,99 euro a porzione. Il tortellificio al mulino si trova ad Acireale in via Santissimo Crocifisso 42. Telefono 095 763 3428. Si effettuano forniture per gastronomie, ristoranti, alberghi e comunità. Facciamolo per noi. Donare il sangue è un bisogno di cui possiamo avere bisogno. Il gruppo Donatori Sangue Acireale Fratres vi invita alla donazione. Domenica 25 giugno, presso la sede di via Paolo Vasta 180 Acireale, dalle 8 alle 12. Se hai un peso superiore a 50 kg, più di 18 anni e meno di 60, diventa anche tu donatore. Salva una vita. Basta essere a digiuno da almeno 8 ore e avere con te la tessera sanitaria o codice fiscale. Per info 095 763 2730. Grazie Fratres. Donare è una scelta di cuore. Salute e benessere 2.0. Da giovedì 18 maggio, tutti i giovedì alle 21.10, in replica il venerdì alle 19 e il sabato alle 16. Salute e benessere 2.0, a cura del dottor Riccardo Castro. Ogni settimana, insieme ad importanti ospiti, saranno trattati argomenti di medicina di grande interesse. Salute e benessere 2.0, su Etna Espresso Channel. Ben ritrovati, seconda parte del nostro telegiornale. Ruolo di luogotenenti nel corpo della Polizia Municipale di Acireale. Idoneo un solo candidato rispetto agli 8 partecipanti al bando interno per l'ammissione. Il concorso adesso è stato nuovamente riproposto. Luogotenente ad Acireale, fascia intermedia fra gli ufficiali e gli ispettori. Il nuovo regolamento del corpo della Polizia Municipale, approvata alcune settimane fa, prevede questa figura che può essere equiparata a quella dei marescialli di un tempo. Nel quadro del riordino del corpo che il comandante Antonino Molino sta attuando così da poter migliorare lo svolgimento dei servizi, aveva in tal modo attivato un concorso interno per individuare fra gli ispettori capo 8 luogotenenti. All'appello avevano così risposto in 12, anche se poi alle prove concorsuali previste erano stati in 8 a partecipare. La commissione però, valutando il tutto, ha dato l'idoneità solamente ad un concorrente, per cui ci si è ritrovati quasi come a non aver fatto nulla. Infatti dal comando della Polizia Municipale di Via degli Ulivi è stato necessario formulare un nuovo bando interno per completare il numero dei soggetti da nominare nel grado e funzioni di luogotenente. La scadenza è stata fissata per il prossimo 23 giugno. La selezione avverrà a quiz su materie professionali.
E ritorniamo nuovamente a Santa Maria La Scala. Ieri infatti abbiamo messo in evidenza lo stato in cui versa un tratto di spiaggia, sentendo anche le dichiarazioni del consigliere Rosario Scalia, che ha sollecitato l'assessore Fichera ad immediati interventi. La replica dell'assessore è arrivata, ma a questa risponde nuovamente il consigliere. Sentiamo. Spiaggia Santa Maria La Scala, un tratto questo preso d'assalto ogni anno da quanti preferiscono trascorrere qui qualche momento di relax. Ieri abbiamo constatato lo stato in cui versa da diversi mesi, ove è visibile la presenza di sterpaglie restituite dalle mareggiate, ma anche di altri rifiuti come siringhe, messi in evidenza da una cittadina che da fine aprile, quasi ogni giorno, viene in questa spiaggia, mentre altri hanno deciso di spostarsi altrove. A denunciare più volte lo stato della spiaggia il consigliere di maggioranza Rosario Scalia, chiedendo all'assessore Francesco Fichera, con una delega all'ambiente, interventi di ripulitura nella spiaggia e il ripristino della ringhiera in piazza. La risposta da parte dell'assessore Fichera non è mancata. Ha dichiarato che già sono stati fatti interventi di pulizia di tutte le spiagge del territorio acese dai rifiuti lasciati dalla incuria dei cittadini. Sulla spiaggia di Santa Maria La Scala sono invece presenti rifiuti diversi, frastaglie lasciate dal mare e di un peso considerevole. Pertanto bisogna capire come rimuovere tutto questo insieme alla ditta Tecra, con la quale stiamo facendo le dovute verifiche. Per nulla soddisfatto il consigliere Scalia, che all'assessore Fichera replica. L'assessore dà sempre questa risposta all'indomani che noi facciamo queste, cioè alcune dichiarazioni, alcune richieste, dove noi, oppure io, l'ho fatto diverse volte, come lui sa, in consiglio comunale. E lui mi aveva promesso nel mese di aprile in consiglio comunale, quando l'ho detto, che dovevo aspettare che finivano le mareggiate. Poi ci siamo visti diverse volte, l'ho ripetuto, e lui mi diceva che i giorni dovevano mettere a fare i lavori lì per questa, togliere questi detriti che c'erano lì, e tutto si predisponeva che nei primi di maggio doveva essere sotto la situazione. Ancora mi viene a dire l'assessore che deve andare con la Tecla per vedere come fare a togliere queste cose. Ma ci stiamo veramente, come si suol dire, ricredute nelle cose che diciamo. Deve essere preciso lui nelle dichiarazioni che fa, perché lui ha dichiarato, deve essere spesse volte, che doveva essere fatta nei primi di maggio. Siamo andati anche con il sindaco l'aveva chiamato per fare queste pulizie e non è stato fatto niente. Ora mi viene a dire ancora che deve andare con la Tecla e rivedere come poter pulire lì. Ma allora che ha fatto in tutti questi mesi? Ha preso in giro a tutti, a me, come prende me in giro, ha preso in giro i cittadini. Dicendo questo, sulle dichiarazioni possiamo andare a vedere tutte le interviste che ho fatto io, eppure in consiglio comunale quello che lui ha detto, possiamo andarla a rivedere. E la smetta di far dire queste parole, a dire che ora rivedremo con la ditta di... La devo andare a fare, io credo, per i cittadini, per i turisti, che quel mare era bisogno dei cittadini che non hanno possibilità di andare in altri posti, e andare a sfruttare quella spiaggetta che è la storica spiaggetta di Acireale, di Santa Maria La Scala. Ed intanto l'assessore alle politiche ambientali Francesco Fichera rende noto che sono state interamente bonificate le discariche in via Porpetto a Stazzo e in via Acque Minerali a Pozzillo. Nelle due zone, spesso mortificate da chi persevera con il malcostume di abbandonare i rifiuti in strada, ha dichiarato l'assessore Fichera, sono stati attivati i necessari controlli e presto toglieremo tutti i cassonetti capovolti. Inoltre l'assessore si appella alla collaborazione di tutti i cittadini. Adesso tocca a tutti mantenerle pulite. E con questo chiudiamo la seconda parte del nostro telegiornale, qualche secondo di pausa e riprendiamo con le altre notizie. Riqualificati. Diventa subito operatore sociosanitario. Arti e Mestieri Onlus, in vista di concorsi pubblici in strutture di assistenza sanitaria, apre dei corsi di riqualificazione di 420 ore, ai quali possono accedere coloro che hanno una delle seguenti qualifiche: ADEST, OSA, OTA o equipollenti. Il corso, che si terrà ad Acireale, è a pagamento rateizzabile e riservato a 25 allievi. Rilascia la qualifica OSS, con la quale si può lavorare in strutture pubbliche o private.
private, centri di accoglienza, di assistenza e ospitalità, case di riposo, comunità di recupero, case famiglia, centri educativi, oltre che in aziende sanitarie ed enti specifici. Arti e mestieri Ollus. Chiamate allo 0935 18 21 435. Sarete messi in contatto con l'ufficio di zona competente. Se devi comprare un regalo e non vuoi il solito candelabro, a 028! Non stiamo dando i numeri, ma un buon consiglio per chi deve fare un regalo d'effetto. Per lui, per lei, ma anche per voi stessi. Complementi d'arredo per la casa, oggettistica particolare per la cucina, regali ricercati, belli e stravaganti. A 028! Non il solito! Vienici a trovare. Siamo in Corso Umberto, ad angolo con Via Mancini Fabio. Se un regalo è un regalo, sceglilo da noi. Fermata Spurigni. Se non vi siete mai fermati in questo straordinario posto, fatelo! Costruito attorno a un vecchio palmento ristrutturato, Fermata Spurigni è un agriturismo dove si può mangiare al ristorante o in pizzeria, ma anche fermarsi a dormire in confortevoli camere e godersi l'aria aperta. È il posto ideale per chi vuole fare turismo rurale. Provate i nostri menù. Potrete scegliere il fisso o alla carta, con specialità ai funghi porcini e prodotti alla brace. In pizzeria tutte le pizze sono ad alta digeribilità e tra le specialità la pizza gourmet. Fermata Spoligni. Ampie sale per feste e meeting. Grande parcheggio. A Zafferana Etnea, in via Giacomo Matteotti 1, angolo via Bongiardo. Prenota allo 095 708 3625. Salve amici, vi presento Enrico Terrana e Arte in Legno. Venite con me e ne vedrete delle belle. Tetti, mansarde, gazebi, tettoie e soppalchi e controsoffitti in legno. Ci occupiamo anche del montaggio di finestre per tetti. E da oggi possibilità di strutture pretagliate a controllo taglio numerico. Tanta professionalità e massima affidabilità per opere che durano nel tempo. Arte in legno e il preventivo senza impegno. Presso il parco commerciale Le Zagare di San Giovanni La Punta. Tutti i giorni, da lunedì al sabato alle 13.30 su Etna Espresso Channel, le ricette di Casa Espedito. Lo chef Claudio Trovato realizzerà per voi i più buoni piatti di Casa Espedito, il nuovo bistrò di Piazza Garibaldi a Cireale. Ben ritrovati, proseguiamo con le altre notizie. Fitto calendario presentato questa mattina al Palazzo di Città in occasione del sesto raduno regionale dei bersaglieri che si terrà il 16, 17 e 18 giugno. Ma spazio anche alla solidarietà con il Gran Galà di Telethon in programma sabato 17 a partire dalle 18.30. Il 18 giugno del 1836 nasceva il bersagliere. L'ideatore scelse personalmente i soldati, le armi, la divisa, il cappello e perfino il fregio, che consisteva in una cornetta da cacciatori con due carabine incrociate. I fanti piumati diventeranno i soldati del futuro, la migliore gioventù dell'Italia che rinasceva dopo i secoli di schiavitù. I bersaglieri rappresenteranno nel tempo un modo nuovo di concepire la vita militare. Per celebrare l'anniversario della nascita del bersagliere è previsto un fitto calendario di appuntamenti che coinvolgerà tutta la cittadinanza. Il 16, 17 e 18 giugno si terrà ad Acireale il sesto raduno regionale dell'Associazione Nazionale Bersaglieri. Il programma dell'evento è stato presentato alla stampa stamattina al Palazzo di Città. Sono intervenuti l'assessore alle attività culturali Antonio Coniglio, il presidente dell'Associazione Nazionale Bersaglieri Salvo Tosto e il referente Telethon per Acireale Dario Liotta. Il sottoscritto è in Associazione Nazionale Bersaglieri dal 2014. Non avevo esperienze in questo senso, i miei ricordi bersaglieresche erano dentro di me, quindi l'unico pensiero giustamente per poter fare crescere l'associazione qual era? Quella di essere quanto più visibili alle persone. E quindi mi è venuto in mente di realizzare dei raduni che, devo dire, ma non per fregiarmi, non si erano mai fatti dalle nostre parti. E quindi avevo calendarizzato gli eventi nel mio triennale di presidenza provinciale, dal 16 al 18 giugno ad Acireale. E il 18 giugno, cosa importante, perché? Perché facciamo il compleanno, il corpo dei bersaglieri fa 181 anni. Nell'ambito delle tre giornate ci sarà ampio spazio per la solidarietà. L'associazione AC Caffè con la GESCI e il patrocinio del comune di Acireale dedicano a Telethon, che vanta un protocollo d'intesa con l'Associazione Nazionale Bersaglieri, l'intera giornata di sabato 17 con il Gran Gala Telethon e il concerto dei Miracle, dalle 18.30 a mezzanotte.
Il raduno avrà inizio venerdì 16 giugno alle 9 con il concentramento dei Labari in piazza Garibaldi. Alle 10.30 avrà luogo la cerimonia al Monumento dei Caduti e alle 11 la sfilata fino a Piazza Duomo con l'esibizione della fanfara del 6° Reggimento. Tra gli eventi più importanti della tre giorni 6° Raduno Regionale dei Bersaglieri, la Santa Messa, che sarà officiata dal Vescovo della Diocesi di Acireale, Monsignor Antonino Raspanti, il 17 giugno alle 17 presso la Chiesa San Rocco in Corso Umberto, e le esibizioni delle fanfare alle 19 in Piazza Duomo. La conclusione domenica 18 giugno alle 18 con la Maina Bandiera in Piazza Garibaldi. Assolutamente un'iniziativa interessante, la città ospita le fanfare, significa un fine settimana di musica, di esibizione, anche nel segno della solidarietà vista la presenza di Telethon, e diciamo che in questo percorso di risveglio, di vivacizzazione della estate acese che è alle porte, accanto al programma di un evento al mese ci sono iniziative di questo tipo per le quali dobbiamo ringraziare quelle realtà che si impegnano concretamente nella organizzazione, come per esempio nel caso specifico l'Associazione Regionale Bersaglieri, e noi siamo ben lieti di accogliere iniziative di questo tipo. Ed un'altra iniziativa invece ricca di appuntamenti fino a settembre è quella che è stata promossa da Legambiente Acireale insieme al Comune di Acireale e altri enti che vedono protagonista la riserva naturale orientata alla timpa di Acireale. Sentiamo allora il servizio. È un forte realizzato alla fine del XVII secolo per scopi difensivi. A progettarla l'ingegnere Camillo Camigliani nella timpa di Acireale, per poi essere abbandonato nel XIX secolo. Stiamo parlando della Fortezza del Tocco, che è divenuto punto d'attrazione per quanti turisti ed escursionisti locali vengono a visitare la riserva naturale orientata alla timpa, sulla quale è attivo da maggio il centro visite alla Fortezza del Tocco da lunedì a domenica, escluso il martedì. Anche quest'anno Legambiente Acireale, insieme con l'assessorato all'urbanistica, alle politiche ambientali del Comune di Acireale e l'azienda Foreste Demaniali Etnea, ha promosso il progetto Un Tocco di Ambiente, Cultura, Futuro, attraverso una serie di appuntamenti che da giugno fino al 17 settembre si terrà presso la riserva naturale orientata alla timpa di Acireale. Conferenze a tema, presentazione di libri, laboratori per bambini e molto altro. Questo è una parte degli appuntamenti posti in calendario. Ogni domenica mattina, per i mesi di giugno e luglio, lezioni di yoga con il Centro Mistero Buffo e ad Anico del Servizio di Volontariato Europeo presso l'ARCI. Il primo appuntamento già si è svolto domenica 11 con la presentazione del libro Il Sole a Ovest di Cordoba di Fabio Mancin, una storia vera di un viaggio tra Germania e Argentina, venendo a contatto con diverse realtà che hanno cambiato profondamente i protagonisti. E domani invece, giovedì 15 giugno, sarà presentato al Palazzo di Città di Acireale l'iniziativa Cammina ACI, una camminata di solidarietà organizzata dall'Unità Operativa di Oncologia del Policlinico Vittorio Emanuele di Catania e dall'Assessorato allo Sport del Comune di Acireale, in collaborazione con il CSVE, CSI, le associazioni Modavi, Alleanza Universitaria, Elios ed UniUrbe e il consigliere comunale Mariella Buonanno. L'iniziativa si svolgerà il 18 giugno dalle ore 17.30 in piazza Indirizzo di Acireale. Lo scopo della manifestazione è una raccolta fondi da destinare all'unità operativa di oncologia del Policlinico Vittorio Emanuele di Catania. E adesso invece diamo uno sguardo alle previsioni meteo per la giornata di domani. Giornata caratterizzata da cielo sereno e da temperature calde, soprattutto nelle ore pomeridiane in cui le massime supereranno i 30 gradi, temperature minime sui 23 gradi, venti deboli, mari calmi. E con questo chiudiamo il nostro telegiornale, rimandandovi all'appuntamento a domani alle 13.40. Ricordatevi anche di seguirci sui nostri canali social, tra cui la pagina Facebook e Tenespresso Channel -TG Reporter. Da parte mia, grazie per averci seguito.